Poracci, siete stati tutti quanti molto bravi a intercettare il parallelo con Stray. Certe risposte sono state geniali. Boss ha riconosciuto per primo Cat Lateral Damage, mentre Marcolino mi fa sentire in colpa. Un gatto che prova a farsi un panino in assenza del padrone che guarda il centesimo TG Poro. Grazie a tutti quanti per continuare a guardare i video, molto spesso mettendomi anche prima dei vostri animali domestici. Così si fa, credo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non andare mai in vacanza. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché parleremo del ritorno più schifoso di sempre su Nintendo Switch, di una situazione incresciosa riguardante Xenoblade Chronicles 3 e dell'ennesimo rinvio al 2023, anche se questo molto probabilmente ce lo aspettavamo tutti quanti. Prima di iniziare però vi invito a prepararvi per altre 100 puntate mettendovi in marcia verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, di cui trovate i corrispettivi link in descrizione. Non ci credete? Guardate. Ecco, sono tutti là. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e bisogna dare degli aggiornamenti su una news di qualche giorno fa. Vi ricordate di tutto il casino che è successo con la versione PlayStation 5 di Final Fantasy VII Remake? Ecco, dopo le segnalazioni, Square e Sony hanno unito le forze per risolvere il problema e ora anche chi ha già precedentemente acquistato la versione fisica di Final Fantasy VII su PS5 e ha il Plus attivo potrà scaricare il DLC Intermission senza alcun costo aggiuntivo. Ovviamente è tutto merito del TG Poro, no? Attenzione però perché una situazione simile probabilmente accadrà anche con Persona 5 su PlayStation. Infatti, traducendo alla buona la FAQ giapponese del sito ufficiale del gioco, a quanto pare la nuova versione in uscita per PS5 sarà scollegata dal Royal per PS4. Insomma, non c'è nessun update gratuito per chi ha già comprato il gioco anni fa e non si potranno importare i salvataggi. Le due versioni sono proprio considerate due giochi diversi, quindi i giocatori di vecchia data non potranno usufruire del framerate boost e delle migliorie grafiche proprie della versione PS5. L'unica è ricomprare il gioco, una soluzione non proprio comodissima. Visto che siamo in vena di aggiornamenti e anche di leak, vi segnalo che ancora una volta i sistemi di sicurezza di Naughty Dog hanno floppato alla grande e continuano a emergere in rete interi filmati di gameplay del remake di The Last of Us Parte 1. Non ve li mostro, sono circa 6 minuti di footage che si trovano molto facilmente e la qualità è anche buona e sì, sembra confermato un po' tutto quello che ci siamo detti ieri, nel bene e nel male. Poi, se avete apprezzato Shredder's Revenge e avete voglia di approfondire la storia videoludica del brand delle tartarughe ninja, sappiate che non dovrete aspettare ancora molto. Oggi è stato infatti rilasciato un nuovo trailer della Kawabunga Collection, accompagnato dalla data di pubblicazione. Il titolo arriverà sugli scaffali e in formato digitale il 30 agosto e visto che pochi giorni prima avremo Pac-Man World, possiamo decretare agosto come il mese della nostalgia. Ma sì, dai, quarto aggiornamento. Ieri abbiamo parlato della recensione di Famitsu di Live Alive e oggi sono usciti i pareri della stampa occidentale. Tutte le testate promuovono con ottimi voti il remake, indicando un lavoro di modernizzazione convincente sia a livello grafico che in alcuni aggiustamenti di gameplay che permette, dopo decenni di attesa, di scoprire una vera e propria hidden gem del Super Nintendo. Però a questo punto la domanda è una: prenderete questo o Xenoblade Chronicles 3? Ma bene, poracci, passiamo alle notizie del giorno. Oggi niente critica a Nintendo, ma direi che è il caso di dare una bella bastonata non violenta a EA, che si conferma essere il publisher più disinteressato di tutti quanti a portare prodotti di qualità su Nintendo Switch. Perché sì, FIFA 23 sarà l'ennesima porcheria su console ibrida. Inutile dire che FIFA 23 sarà un capitolo importantissimo per il brand di EA, perché segnerà l'ultimo gioco della serie a riportare questo nome, visto che dal prossimo
prossimo anno EA perderà i diritti di utilizzo della licenza FIFA e darà così vita a una nuova IP che già sappiamo si chiamerà EA Sports FC. Un passaggio epocale, e almeno sulla carta sono parecchie le novità pensate per l'ultima iterazione di questa serie, vuoi o non vuoi, iconica. Tra i tanti miglioramenti ci sarà il crossplay e una riscrittura parziale del motore di gioco e della simulazione fisica grazie all'introduzione dell'Hypermotion 2. Novità interessanti, non trovate? Ecco, su Switch dimenticatevele, come viene comunicato tra l'altro senza ritegno sulla pagina ufficiale dell'eShop, perché l'unica aggiunta vera e propria che vedremo su console ibrida riguarderà l'inclusione del calcio femminile. Esatto, poracci, per il quarto anno di fila, anzi di FIFA, ci verrà propinata una Legacy Edition, ovvero un update contenutistico pensato per rivendere a prezzo quasi pieno lo stesso identico gioco, solo con l'interfaccia grafica e la rosa dei giocatori aggiornate. Siamo insomma fermi a una versione che definire preistorica è riduttivo, e questo mi mette addosso una tristezza infinita, se ripenso poi ai tempi di Wii e DS, dove se non altro ci si provava a fare delle versioni pensate per sfruttare al meglio anche le peculiari caratteristiche hardware le piattaforme Nintendo. I risultati non erano sempre entusiasmanti, anzi, ma porca miseria, almeno ci provavano. Quindi sì, anche quest'anno, se vi domandate se valga la pena acquistare o meno FIFA su Switch, vi rimando al mio video di ottobre 2020, è come se non fosse passato neanche un giorno. Che tristezza! E visto che si parla di ritorni, fate molta attenzione, perché come accade sempre con le grandi produzioni Nintendo, Xenoblade Chronicles 3 è già stato leakato a più di una settimana dalla sua uscita, e online è già allarme spoiler. Questo è quello che succede quando vendi una console che può essere modificata tramite l'utilizzo di una graffetta, e poco importa che Nintendo sia immediatamente corsa ai ripari, ma con la prima ondata di Switch che permetteva a chiunque di modificare il firmware e riprodurre contenuti non proprio legali, è praticamente impossibile contenere avvenimenti del genere. A quanto pare questa volta sono stati addirittura i negozi a cominciare a vendere prima del day one, e nel momento in cui c'è già chi ha piazzato la sua copia su eBay, evidentemente qualcosa deve essere andato storto con la distribuzione del gioco. Poracci, state molto attenti agli spoiler, perché su YouTube iniziano a circolare già le prime clip, e per un titolo dove la narrativa riveste un ruolo così importante, credetemi, non avete voglia di rovinarvi la storia ancor prima di fare il primo level up. State in campana, isolatevi dal mondo e nerdate duro lontano dalle thumbnail di Prosafia Gaming. E per chiudere vi devo dare una notizia un po' che si incastra in un periodo non proprio entusiasmante per Ubisoft. Uno dei giochi più attesi della sua lineup del 2022 è stato rimandato. No, non si tratta di Sparks of Hope, ma di Avatar Frontiers of Pandora. È incredibile come all'infuori delle serie più gettonate, che ricevono nuovi capitoli quasi a cadenza annuale, il publisher fatica enormemente a dare concretezza ai suoi progetti più ambiziosi. Beyond Good and Evil 2 è ormai disperso, ci sono voluti secoli per riuscire a tirare fuori Skull and Bones, il risultato è tutt'altro che entusiasmante, Prince of Persia ha fatto la fine di Metroid Prime 4 e ora anche Avatar Frontiers of Pandora si unisce alla lista dei titoli rimandati all'infinito. È un peccato, perché l'open world basato sull'immaginario del film di James Cameron si poneva l'ambizioso obiettivo di rappresentare una sorta di rivoluzione tecnologica interna al mondo dei videogiochi, e non dimentichiamoci che dietro al titolo c'è il team di Massive Entertainment, gli autori dei due The Division, non certo gli ultimi arrivati, ma a quanto pare la data di pubblicazione è stata spostata da un generico 2022, e ormai non ci credeva più nessuno, a un ancor più generico 2023, ma inteso come anno fiscale, quindi Frontiers of Pandora potrebbe arrivare addirittura nel 2024. Un vero peccato, e intanto l'azienda ha anche annunciato di aver cancellato il Battle Royale a tema Ghost Recon, ovvero Frontline, Splinter Cell in VR e anche due giochi non ancora annunciati. Un disastro praticamente. A settembre ci sarà il nuovo Ubisoft Forward, dove verrà presentato il futuro della serie di Assassin's Creed, ormai uno dei pochi baluardi del publisher francese. Un periodo veramente orrendo, pensateci. A parte Mario Rabbids, io non riesco a ricordare neanche un titolo Ubisoft che mi abbia colpito, non so, negli ultimi 5, forse 10 anni. Anche per voi è lo stesso? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie
notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi nel frattempo, mi raccomando, riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate poro e nerdate duro. Io sono il Poro 100, Michele 101. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Una poracciata, no. Che un po' cringe perché fai poraccia, 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 poraccia.